Ciao ragazze, come state? Allora, prima di iniziare questo video, voglio farvi una premessa, per me importante e fondamentale, onde evitare fraintendimenti che assolutamente non voglio che accadano. Questo è un video dove io voglio chiarirvi il perché alcune volte non si hanno i risultati estetici sperati o si hanno in maniera più lenta, per così dire. A volte questi rallentamenti di risultati possono essere causati dalle abitudini che avete voi, che abbiamo noi, che hanno le clienti in generale. Nelle abitudini ci sono comprese anche, ahimè, delle assunzioni a volte di farmaci, un passato, di, perché no, problemi di salute che comunque hanno costretto una persona a fare determinate cure. Ecco, la premessa che io voglio farvi è questa: io non sono un medico, non voglio fare il medico, me ne guardo bene. Il video serve solamente a dare delle indicazioni e un avvertimento molto generale, attenzione, su quel che riguarda il fatto che alcuni farmaci possono rallentare il lavoro di un corpo, il lavoro di un estetista sul corpo di una cliente, quindi sulla cellulite, sul dimagrimento, sulla perdita taglie, può incidere. Le cure ormonali sono alcune di queste tipologie di farmaci, diciamo, o di cure che possono rallentare il lavoro dell'estetista. E non mi riferisco solo alla pillola anticoncezionale, che sappiamo comunque di per sé in alcuni casi creare ritenzione idrica e comunque un rallentamento microcircolatorio, ma persone che proprio fanno cure ormonali e che magari hanno avuto menopause forzate, persone che hanno problemi di tiroide, persone che assumono antidepressivi. Ecco, questo in linea molto generale. Sono alcune delle tipologie di farmaci che, per esperienza vi dicono possono davvero rallentare un lavoro, un risultato, cioè avere un'aspettativa più bassa, ed è giusto dirlo, ed è giusto saperlo e venirne a conoscenza. Quindi il mio consiglio qual è? Dovete dire esattamente e dovete mettere al corrente l'estetista delle cure che state facendo. Non perché l'estetista debba darvi un giudizio, perché non è un medico, non può farlo, però è giusto che lei sia al corrente e sappia calibrare e dosare il suo trattamento anche in base alle informazioni che riceve da parte vostra, perché è innegabile che alcune tipologie di farmaci possano appunto depotenziare il lavoro che l'estetista fa con i suoi trattamenti.